ai miei assessori io chiederò di raggiungere dei risultati e sarò anche molto attento nella verifica che questi risultati siano raggiunti nei tempi che ci siamo previsti. Ciò detto, vengo, se trovo il foglio, a presentarvi la giunta, che peraltro devo dire conoscete come tutti, e inizio da Giusiemma, che è il vice sindaco e che avrà la delega all'urbanistica, le deleghe all'urbanistica, alla politica del mare, allo sviluppo del sistema portuale e rapporti con il sistema sanitario. Giusi è vice sindaco di cui io sono molto orgoglioso, sa che per me i ruoli non sono solo sulla carta, quindi sarà accanto a me, con me, al posto mio, in tutte le occasioni. Se volete le potete fare un applauso. Proprio per questo, peraltro, Giusi, non affidiamo soltanto, diciamo così, l'onore dell'essere vice sindaco, ma affidiamo anche una delega molto delicata su cui noi ci giochiamo molto della coerenza rispetto a quello che abbiamo detto in campagna elettorale, perché è la delega che fra le tante cose include anche la realizzazione di quel PSC che è per noi essenziale per disegnare il futuro della città. Giunta è fatta seguendo esattamente tutto quello che avevamo detto in campagna elettorale, quindi privilegiando un aspetto tecnico che non significa soltanto mettere persone, scegliere, aver scelto delle persone per le loro competenze, ma aver scelto delle persone per una serie di criteri, le loro competenze, la loro capacità operativa, la loro passione civile, la convinzione che siano le persone giuste per incidere nei settori che gli sono affidati. Non è la giunta dei migliori, perché per me non esistono i migliori, ci sono sicuramente persone migliori di me, persone migliori di chi oggi viene a fare l'assessore in questo e in quel settore. È la miglior giunta possibile che noi potevamo offrire alla città di Catanzaro. Di questo sono convinto che siano tutte persone nuove, chiamate per la prima volta ad amministrare, in grado di dare una discontinuità, ma anche in grado di dare delle risposte alla città, anche in una sorta di patto generazionale che si consuma guardando la giunta e guardando le persone che noi metteremo a lavorare accanto alla giunta. La nostra idea è di formare una squadra molto coesa ma molto ampia, in cui non ci sono soltanto i titolari, non c'è soltanto il centravanti. Ecco, a me piacerebbe che questa giunta fosse un po' come l'Italia di Berzot, che l'11 luglio, oggi quanti ne abbiamo? Quasi, vinceva il mondiale, anche attraverso uno spirito forse di squadra, una compattezza, magari senza la star, ma attraverso tante persone coinvolte. Questo lo dico perché accanto alla giunta ci saranno dei consulenti che verranno chiamati a darci una mano nel governo della città, e la mia idea è di ampliarla ancora di più, chiamando attraverso la funzione del consigliere delegato anche altri consiglieri a partecipare, ognuno nel suo ruolo, ognuno nelle sue possibilità, al governo della città. Senatore, si apre la partita della presidenza del Consiglio Comunale? No. No, ora si presenta la giunta, la partita del Consiglio Comunale, una volta, una cosa per volta, l'apriamo da domani. Le deleghe che ti ha trattenuto? Io ho trattenuto, ho trattenuto molto poco, ho trattenuto il PNRR, no, le politiche giovanili, no, assolutamente no, non c'è questo. Poi nella presentazione è emerso anche che c'è stato anche un po' di coraggio nell'attribuzione, nella costruzione, diciamo così, degli assessorati. Il nuovo vice sindaco di Catanzaro, a suo avviso le priorità per la città? Allora, guarda, intanto sì, vice sindaco, e questa è una cosa che mi riempie ovviamente di gioia e mi inorgoglisce, perché questa è la mia città, è la città che io amo veramente, è la città in cui sono nata, sono cresciuta, ho deciso di rimanere e di lavorarci, pur avendo altre opzioni. La mia priorità è quella di rendere questa città una città unita, non a caso io ho la delega anche all'urbanistica, una città unita, una città che ricostruisce il rapporto tra un centro storico valorizzato e gli altri quartieri. Questo è fondamentale per quello che mi riguarda. Dobbiamo creare una città anche solidale e una città ospitale, una città che riesca ad essere
essere attrattiva nei confronti dei suoi giovani, perché purtroppo la città di Catanzaro paga lo scotto di uno spopolamento significativo, soprattutto per quel che attiene alle nuove generazioni. Poi rispondo anche in modo, diciamo, pratico, cioè il problema della pulizia della città, questo è prioritario, mi viene segnalato da più parti e siamo già al lavoro per soddisfare questa legittima richiesta. Discussione poi anche in consiglio comunale, il 20 luglio dovrebbe essere la prima data, probabilmente l'obiettivo è cercare di fare un passo ulteriore, un passo qualitativo anche in consiglio. Certo, il sindaco Fiorita ha da subito detto che puntava su una giunta di qualità, ma soprattutto su una giunta operativa. Ovviamente da parte mia non mancherà l'impegno, la passione e soprattutto anche la generosità nei confronti di questa che è la mia città e anche la voglia di fare squadra con il resto della giunta, ma soprattutto con i consiglieri comunali. In consiglio sono espresse tutte le sensibilità, ci sono i rappresentanti delle diverse forze politiche, ma soprattutto i rappresentanti del territorio. E sono certa che su un progetto di rilancio della città di Catanzaro, che dovrà tornare ad essere legittimamente il capoluogo di regione e che dovrà assumere una dimensione europea, noi troveremo il consenso di tutti presenti in consiglio.